Vi siete mai chiesti che vita fa un ladro di professione? Alla fine dell'anno scorso in Friuli c'è stato un boom di furti in casa, ad un livello che la regione dove sono nato e cresciuto non aveva mai visto. Il Friuli è notoriamente un posto tranquillo, tanto che dall'indice della criminalità italiana, stilato dal Sole 24 Ore nel 2022, la prima provincia friulana ad entrare in questa classifica della pericolosità e Trieste, che arriva soltanto al 19° posto ed è seguita da Gorizia al 57°, con Udine e Pordenone molto più in fondo. L'argomento quindi ci porta a Cormons, l'unico posto che, oltre alla mia sudatissima abitazione di Milano, posso realmente chiamare casa. Un paesino di 7.000 abitanti proprio nella provincia di Gorizia, che ha visto, proprio come tutti i paesini limitrofi, una quantità di furti senza precedenti nell'autunno del 2022. Spinto da questa notizia mi sono quindi chiesto: cosa spinge un ladro a rubare? È possibile che lo si faccia solo per necessità, o c'è qualcosa sotto che noi persone comuni non sappiamo? Per arrivare preparato al confronto con chi il ladro lo fa di lavoro, decido quindi di iniziare a parlare con chi i furti non li ha mai fatti, ma li ha subiti. E le testimonianze, anche solo al telefono, sono davvero sconvolgenti, come quella di Leonardo. O ancora quella di Alessio, che parlando della madre mi dice che spaventoso, ma allo stesso tempo molto interessante. La prima tappa però era ovvia, dovevo tornare a Cormons e partire da chi, proprio a pochi passi da casa mia, era stato derubato. Un viaggio che faccio varie volte durante l'anno per andare a trovare i miei amici o la mia famiglia, ma che in quel caso stavo affrontando con un mood completamente diverso. Forse per paura di scoprire che le insidie sembrano sempre lontane, ma alle volte possono nascondersi anche dentro casa propria. Comunque arriviamo, e già che ci siamo ne approfitto per mostrarvi una piccola chicca. Queste sono tutte foto di Cormons nella storia. Qua c'è una foto di non so quanto tempo fa in cui c'è una persona che mi assomiglia molto. E ha pure un orecchio a sventola al mio stesso. Chissà chi è, sarebbe da andare a pescare. Anche qui sicuramente si nasconde un grande segreto, ma ne parleremo un'altra volta. La prima persona che incontro è Davide, che insieme al fratello è titolare dell'azienda vinicola Carlo di Pradis e che ha subito una visitina proprio durante questa nuova ondata di rapine friulane. Dopo un giretto in casa e i primi convenevoli, Davide parte subito con la bomba e mi mostra le riprese originali del furto che ha subito proprio in quella casa, documentato dalle telecamere di sorveglianza. Questo quando arrivano, in soltezza, hanno visto la telecamera, guardano dentro in macchina. Cioè, io non ho mai acceso le notifiche. Ok. Perché qui, fra cinghiali, una cosa, questo, quella, quell'altro, la telecamera è in funzione. Chiaro. E questa è una cosa molto comune da queste parti. In campagna ci sono così tante variabili che tenere banalmente l'allarme attivo tutto il giorno vuol dire subirsi decine e decine di notifiche o suoni che possono essere attivati da animali che bazzicano in quelle zone. Qua hanno spaccato l'altro ribalto, sono entrato e poi mi Sono sono. entrati da quella cosa lì stretta così? Sì, poi non ho trovato niente, sono tornato lì in macchina perché avevo 5 euro. Dentro cosa del Ricordo. cambio. E com'è possibile che nessuno li abbia mai beccati? Girano a piedi, non portano via niente che sia rintracciabile, portano via il salame, portano via la cena. Ah, rubavano cose così anche? Anche quello che trovavano. E questo mi ha fatto iniziare a pensare che probabilmente queste persone rubano davvero per necessità. Anche se in realtà qualche giorno dopo scoprirò proprio sulla mia pelle che non è davvero sempre, sempre così. Perché faccio queste cose per, capito, comprarmi i vestiti, andare a cena fuori, non è che se smetto domani muoio di Mi fame. interessa comunque capire meglio la dinamica di questo incidente. Davide, in quel momento, dov'era? Io ero a guardare la TV Ok. Ah, quindi tu eri tranquillamente. qua quando è successo? Sì. La TV accesa, la vedi, no? Ah, Non la quindi puoi tu eri lì e spegnere. loro erano qua che ti giravano intorno? Col cane di 70 kg ai piedi che dormiva, bambine e moglie che dormivano piano sopra, e effettivamente io ho sentito un rumorino, ma siccome c'era la lavatrice che correva, sarà la lavatrice qualcosa. Poi a un certo punto sento la lavatrice di nuovo che ha cambiato rumore e lì ho detto c'è qualcosa che non va. A quel punto lì il cane salta su, si gonfia come un pallone e comincia ad abbaiare verso la porta finestra. Mi sono alzato, ho preso il telefono e sono andato a sbirciare sulla telecamera. Ed è qui che Davide coglie in flagrante i ladri, proprio dal filmato che avete visto anche voi, che si chiude con loro che si avvicinano alla finestra del bagno. Sono entrati da questa finestra qui. Spingendo salta un perno che c'è sotto l'altro ribalto. È così facile? Ma sì, perché è un pezzo di alluminio. Chiaramente non provatelo a casa. Entro in lavanderia, cavolo, la c'erano lì pronte per terra, bagnandomi.
ho visto l'impronta, ho detto se c'è è dentro. E l'unico posto che poteva esserci era il bagnetto, perciò adesso cosa facciamo? Spalanco la porta di colpo, ho detto tanto il bagnetto è così piccolo che è molto improbabile non prendere la porta in faccia se c'è qualcuno dentro. Ah, tu sei arrivato qui? E la porta era chiusa, ho visto l'impronta e la finestra era tornata chiusa, e ho detto cavolo, è qua dentro. Ah, madonna, qua se apri forte. Peccato però che ormai non c'era nessuno, però non sta scappando. Mi chiedo cosa si prova a vivere un'esperienza del genere. La sensazione è quella di, a parte arrabbiatura bestiale, poi la sensazione di potenza, cioè hai la tua famiglia lì e tu effettivamente non puoi fare niente, perché se ti permette di consegnarli vai tu nell'erone. E questa è una cosa che a David proprio non va giù. Se ti entra un ladro in casa, infatti, secondo la legge italiana, non puoi fare altro che chiamare le forze dell'ordine e aspettare. Questo è un bene da una parte, perché evita che chi sta subendo il furto agisca in modo impulsivo, mettendosi anche magari in pericolo, ma dall'altra limita in qualche modo l'autodifesa. Allora il giorno dopo ero giù dal maresciallo e gli ho detto: mi può dire per cortesia come legalmente potevo comportarmi? Non gli può mettere le mani addosso, non lo può chiudere in nessuna stanza. Non si può chiudere in una stanza? No, è sequestro di persona. Bisogna stare attenti alla reazione, perché girano come le webcam, così se sono aggredite hanno le prove. Pure. Davvero? Dì. Ma così loro non stanno autodenunciando che erano entrati dentro casa di qualcuno? Ma avevano fame, poverino. Problemi ci sono. Non è giusto che mi vengano a dire: sì, guarda, se li aggredissi hai problemi. Tu mi entri in casa e io posso essere libero di fare di te quel che voglio. Magari cercare di non ucciderti. Però cercare. Se di te faccio poltiglia, non puoi lamentarti. Comunque, come dicevamo prima, i modi per difendersi in realtà ci sarebbero, ma giustamente. Poi mi dicono: devi mettere gli allarmi, devi metterti le grate. Ho deciso di venire a vivere in campagna, mica per andare a vivere in una galera, perché devo io essere il galeotto. E alla fine David si lancia in un parallelismo davvero toccante. Cioè, tu in qualsiasi gioco che hai fatto da bambino, quando dicevi casa, nessuno ti poteva toccare. Perciò, quando uno ti entra in casa tua senza permesso, senza invito, è come uno stupro. O cambiano le regole e questo si ferma, se no, purtroppo, uno, quando incomincerà a sentirsi violentato in questa maniera, si arrangerà da solo. Chiaramente David è arrabbiato. Sentirsi impotenti davanti a qualcuno che ti entra in casa senza permesso, ti reca dei danni e mette potenzialmente a rischio la vita della tua famiglia, è un qualcosa con cui difficilmente si riescono a fare i conti. Non vorresti tipo chiedere scusa alle persone? Quello sì, sicuramente. Cioè ti dispiace, che cazzo. Però sti cazzi, cioè nel senso, quando è una questione di portare il pane a casa, nel senso non me ne frega un cazzo, sinceramente. Non ti verrebbe da chiedere niente a un ladro? No, è inutile chiederglielo. Tanto lo fanno per sport, non lo fanno per esigenza. La risposta è sempre quella. Per David non esiste né una soluzione né una giustificazione. L'unica risposta è l'autodifesa. La moglie invece, più che rabbia, ha vissuto nella paura, a partire dal giorno dopo. Sono andata a farmi la doccia, ho chiuso gli occhi, mi sembrava di avere una persona davanti a me. La sensazione di riaprire gli occhi e di vedermi qualcuno davanti. Quello ti crea quel qualcosa che dici: non sono sicura a casa mia, no? E questa è probabilmente la cosa peggiore, perché mi immagino l'ansia, soprattutto di notte. Non è un dormire rilassato, è un dormire sempre un dormiveglia, no? Sempre con l'orecchio bello. Ma la vera domanda che mi tormenta è la stessa che affligge anche David. Perché? A che scopo? Cosa viene a cercare? Ne vale la pena per 50 euro che magari trovi nel mio portafoglio? Ne vale la pena se non rischi niente. Anche perché di questi tempi i contanti che le persone tengono in casa sono calati drasticamente. Detto questo, voglio capirci di più, ma David è, giustamente, troppo arrabbiato. Voglio provare ad approfondire il discorso con chi questa rabbia ormai l'ha superata da un po'. Ottimo inizio, veramente interessante. E adesso si continua. La seconda persona è Tiziana, una signora che ha subito così tanti furti in casa che ormai ci ha fatto l'abitudine. Questo è l'ultimo che è rimasto, perché gli altri, io li ho avuti 4 volte questi. Questi? I vari li ho avuti 7 volte, ma questi 4. Ok, perché cosa cambia? La modalità. Da quello che io ho capito, questi sono i 2 gemelli albanesi. Tiziana parla dei cosiddetti gemelli Lupin, ovvero una coppia di ragazzi che secondo molti sono gli autori di una buona parte di questi recentissimi furti in Friuli, ma che, grazie al loro DNA che li rende praticamente indistinguibili, sono impossibili da arrestare. Secondo lei sono loro per il modo in cui sono entrati in casa, proprio lo stesso che ci aveva spiegato David. Trapano, forano, sono vero, nelle altre case generalmente trovi foros. Mi racconta poi che io dormivo qui,
Avevo la borsa lì, mi sono alzata alle 4, non mi sono accorta di niente, alla mattina non c'era più la borsa. Per cui io stavo dormendo lì, loro sono entrati e hanno preso la borsa. No, e tu non ti sei accorta di niente? E pensa che io prendo la pastiglia per dormire, perché non dormo. Sento il minimo rumore, i cani, non si sono, non, i carabinieri dicono che buttano quel spray, qualcosa che probabilmente si hanno addormentato. E questa è una cosa che succede molto più spesso di quanto immaginassi. Sono andata a svegliare Alberto, che era su, e ho detto: Alberto, per caso ho lasciato la borsa in camera? No, è sceso e fa: ma si è rubato anche il mio portafoglio. Ho preso il portafoglio, oltretutto di Vuitton, buttato nel cortile e ho preso 50 euro. Da me invece ha preso la borsetta con 3.000 euro e me l'ha lasciata lì fuori dal portone, la borsa con documenti, chiave della cassaforte. Ma perché loro non interessa niente quella cosa lì. Tiziana arriva poi a un dettaglio interessante. Questi rubano da mangiare, soldi e mangiare. Mancava un vasetto di funghi sott'olio. E hanno rubato i funghi. 3.000 euro e un vasetto di funghi. Beh, dovevano essere sicuramente molto buoni per rischiare il carcere. E posso chiederti come mai non metti l'allarme, se ti sono venuto tante volte? L'allarme è il problema che suona ogni momento. Alle 2 di notte ti suona e magari è passato un gatto. Anche qui, solito discorso. Emotivamente come ti ha fatto sentire quando si è svegliata e hai saputo che mentre dormivi qualcuno era stato dentro casa tua? Niente, perché era la settima volta. La prima volta? La prima volta ho detto: boh, pazienza. A me la cosa che dà fastidio è si mettono le mani nei cassetti, però non mi è mai capitato che mi hanno guardato dentro i cassetti. Mai vista una persona prenderla con così tanta filosofia. Come si potrebbe fare per prevenire? Secondo me non prevenire nessuno. Ti chiudi in casa, sbarrato dentro il gabbio, non penso che ci sia un altro sistema. Ma la paura, nonostante lei cerchi di sdrammatizzare, traspare ancora dalle sue parole. Pensa quanto silenziosi sono. Io non avevo un segno sul pavimento. Ha detto che il trapano che usano è un trapano a manovella, di quelli di una volta. Perché altrimenti, se fosse un trapano elettrico, il rumore lo senti. La cosa che stupisce di più Tiziana, e sinceramente anche me, però è un'altra. Anche perché poi... coraggiosi. Quella è una cosa incredibile. C'erano quattro macchine nel parcheggio, la mia, quella di mio marito, quella di Alberto e quella di mia figlia. Per cui sono entrati con cinque macchine nel parcheggio. Comunque lo ripete ancora, è successo così tante volte che ormai lei è rassegnata. Onestamente non mi spaventa, non mi crea nessun problema il fatto di avere i ladri. Non me l'aspettavo. 11 volte in 30 anni, una media una volta ogni 3 anni, cioè cosa devi fare? Dopo un po' ti abitui anche. È brutto da dire, però è così. Ma anche lei ha una teoria, e tra l'altro vicina a quella di David. Secondo me non rubano solo per bisogno, secondo me sono proprio ladri dentro. Okay. Lo fanno perché gli piace rubare. Tutta questa zona che va da Palmanova fino oltre Cividale, 4-5 case per sera, non lo fai per sopravvivere. Vale. Probabilmente gli piace, gli eccita. Non lo so, ma no, non è solo bisogno. Effettivamente potrebbe essere. È come quando vedi quelle che rubano in metropolitana a Milano. Io ho visto il filmato e ho detto: ma fatti i fatti tuoi, io questo faccio e questo continuo a fare. Per cui penso che per loro sia un mestiere. Ma lo sanno che rubiamo, è il nostro lavoro, dobbiamo rubare. Tiziana si riferisce alle borseggiatrici di Milano che agiscono da mesi indisturbate, rubando a chiunque sotto la luce del sole. Vengono denunciate, filmate, fotografate, ma non cambia niente. Non possono andare in galera e continuano ogni giorno a lavorare come se nulla fosse. Mio marito c'ha questa, una qui e una in camera, e quando io lo becco io mi faccio giustizia da solo. Sì, ho detto: l'unica volta che sono venuto dormivi e non ti sei neanche svegliato. E poi secondo me non sono violenti. Neanche secondo me. Mi ha fatto molto piacere. Bella chiacchierata, e mi sembra che Tiziana sia anche molto lucida ad affrontare l'argomento, probabilmente a causa dell'esperienza. Molto interessante il discorso della mazza. Effettivamente, se non ti svegli, come fai a difenderti? Quello mi ha fatto molto ridere. A questo punto manca solo una via di mezzo. Prima del confronto con un vero ladro, ci avviamo quindi verso l'ultima tappa. Anche Rita e Giampaolo sono vittime di quest'ultima ondata di rapine, ma in questo caso la dinamica del furto è ancora più assurda. Tutto inizia quando il padre di Giampaolo non si sente bene e sono costretti a chiamare l'ambulanza. Sono venuti a prendere mio papà con l'ambulanza. Lei con mia mamma sono andati dietro, erano le 8:30 la mattina, e loro sono venuti in quel lasco di tempo lì, sono venuti. Ma com'è possibile? Come facevano a sapere che sarebbero usciti proprio per quel motivo, e come facevano ad essere già pronti? Due settimane dopo a Giasbana, uguale, identico. Mm-hmm.
chiamato l'ambulanza, hanno portato via il paziente, no, sì. I parenti sono andati dietro, sono andati e loro sono entrati. I carabinieri sono venuti qua, dopo mi hanno chiesto, ma non c'è quello del 118, che non sia qualche talpa dentro. Questa è effettivamente plausibile. E in questo caso cosa si sono portati a casa? Dalla parte notte, perché sono entrati per la camera, lì hanno disfatto tutta la camera di nostro figlio, poi aveva il computer, aveva l'Xbox, quella roba lì non hanno toccato niente. Anche perché probabilmente un ragazzino a cui rubano l'Xbox è molto più pericoloso di qualsiasi poliziotto esistente. Quando è venuta a casa mia madre si è accorta che lei aveva messo dei soldi in una scarpiera, tra l'altro, e li hanno portati via. È colpo sicuro, è come se loro avessero qualche metal detector. Un anello, quello che mi interessava, quello, quello che di solito lei metteva, metteva sempre su. Quando uscivo lo mettevo sempre, solo che quella mattina. Quella mattina, stessa, quelle cose, via. E dopo mi ha portato via il profumo mio, che era mezza boccetta. E loro come l'hanno presa? Prima di riprendermi un po' c'è voluto, E dici, arrivi dentro e dici, ma non sei sicuro, neanche se casa tua sicuro. Non sei sicuro più. Quando che sono tornata mi sono messa a piangere tantissimo. Ho cominciato, sono andata nel cassetto dove che sapevo che avevo. Pianto tutto il giorno, tutta la notte, perché era una roba proprio affettiva. E come descriveresti la sensazione che hai provato? Come che mi avessero portato via una parte di cuore, devo dirti la verità. E dopo quanto tempo è, diciamo, passato il trauma? Oh, a me mi è passato subito. Io un po' di mesi sono passati. Cioè io quando entravo qua facevo rumore, battevo prima di entrare, per paura che ci fosse qualcuno, hai capito? Questa testimonianza è quella che forse mi ha fatto capire più di tutte il trauma che si subisce quando si vive una di queste esperienze. Dopo che ti mettono le mani nelle tue cose, avevo già buttato dentro tutto, i carabinieri, mi hanno detto, signora, lasci passare un po' di tempo. Sì, no, io buttavo dentro, avevo già preso e buttato via tutto. Perché la paura non dura un giorno, ma si protrae per settimane, mesi o addirittura anni, facendo rimanere le persone nel dubbio che quella situazione potrebbe ripresentarsi. Mi miscia di nuovo, sai che mi fai raccontare queste robe, certo. Perché ti fa, torni tutti i ricordi, no? Anche tutte le cose che sono prima, sono un po'... E quindi, domanda di rito. Se fosse la persona che è entrata qua dentro davanti, cosa le diresti? No, penso non le dico niente, gli faccio qualcosa, penso. Io li insulterei, gli direi di tutto. Perché il motivo, perché fa questo, li chiederei. Io mi segno tutto, che tra poco queste domande andranno fatte. Comunque mi fanno vedere velocemente le finestre dalle quali sono entrati e prima di salutarmi Rita mi dice che, avendo lavorato nello stesso posto per un breve periodo, si ricordava bene di me. Ti ho visto subito, tu non sei per fare il lavoro manuale, avevi sempre quella bella maniera di parlare, confrontarti, per me è il tuo giusto lavoro. Mi fa piacerissimo che me lo dici. Ciao. Fin da piccolo, zero manualità, tante parole. Direi che si ricorda bene. È la prima volta ed è il primo tema in cui le persone vogliono proprio dire. E si vede che rivivono l'emozione talmente forte che gli viene da sfogare. E adesso bisogna andare a vedere e sentire l'altra sponda. Mi allontano da Cormons con un po' della solita nostalgia che mi lega a casa e con il classico brividino, soprattutto dopo quello che ho sentito, per l'incontro che avrò l'indomani. Adesso andiamo verso la Toscana per andare a vedere l'altro lato della medaglia. Sono veramente, veramente, veramente curioso, soprattutto del lato emotivo. 4 ore, let's go. 4 ore di strada verso Pisa, luogo in cui incontrerò un ragazzo che, dopo la mia richiesta di parlare con un ladro su Instagram, si è subito fatto avanti, condividendomi addirittura foto e video di rapine di qualsiasi tipo in diverse parti d'Italia. Uno che, appunto, quella vita la fa per davvero. Ci siamo. Nanna, e domani si va alla conquista, sperando che nulla verrà rubato da noi. Tra l'altro, visto che ero nel mood, prima di andare a dormire ho iniziato a vedere una nuova serie con Kiefer Sutherland, che ha un tema forte come quello che sto esplorando qui, lo spionaggio legato alla tecnologia. È interessante perché, attraverso dei metodi molto più complessi dei ladri del Friuli, gli fa questa cosa a livelli molto alti, è in grado di manipolare addirittura i media, le informazioni o persino le lezioni politiche. Si chiama Rabbit Hole ed è un'esclusiva che trovate solamente su Paramount Plus, il nuovo servizio in streaming di Paramount, che ha dentro non solo serie o film inediti come questo, The Family Stallone o Attrazione Fatale, ma anche grandi classici del cinema o della TV che vi invito a scoprire direttamente dal catalogo. C'è tanta di quella roba che, come al solito, ci ho messo quasi più tempo a sceglierla che a guardarla quella serie. Alla fine, come potevo prevedere, Rabbit Hole mi ha catturato e sono andato a dormire molto tardi, ma questo non mi ha fermato dall'essere carichissimo il giorno dopo, perché stavamo andando ad incontrare un vero e proprio ladro.
sono tesissimo. Riparte ufficialmente la missione alla scoperta della mente dei ladri. L'incontro avverrà in un luogo pubblico scelto da lui sotto mio consiglio. Mi fido, ma la situazione è troppo strana e almeno per la prima volta voglio sentirmi tranquillo. Primo incontro con un ladro, siamo a Pisa, in un parco. Non so neanche bene come rapportarmi con lui, perché sicuramente è stato gentile a condividere la sua esperienza, quindi io sarò amichevole con lui, ma non perché condivido quello che fa, ma perché mi interessa scoprire di più. Parcheggiamo. Si va in scena. Bisogna trovarlo in realtà prima di andare in scena. Però vabbè. Chi ha chiamato? Allora, sono arrivato qua, mi mandi una foto, almeno così più o meno so dove stai, se vai ti incontro io. Gli mando quindi una foto del posto e dopo pochi secondi... Piacere, Alessandro. Iniziamo quindi a fare due passi mentre mi racconta qualcosa di lui. Qual è la tua routine di vita? Allora, mi sveglio, faccio colazione, faccio tutto radio, prendo la macchina, vado a prendere il compagno di lavoro, poi andiamo a lavoro. E fino a qui mi sembra una giornata normalissima. Peccato che il lavoro a cui si riferisce non è esattamente un lavoro ordinario. Parlando di fuochi semplici, comunque, se detto, noi oltre i 150-200 km non andiamo mai in distanza appunto semplice, nel senso ti svegli, fai la tua routine, vedi la macchina, vai al lavoro. Tentando la fortuna in una casa o nell'altra senza degli obiettivi specifici. Ma c'è anche un altro tipo di colpo. Invece, per esempio, ci sono le dritte quando ti dà informazione su una cosa. Spiegami come funziona questa cosa qua. Ti danno magari questo incarico da fare, questo ma che tipologia di persona, chi è che ti dà un incarico così? Tutti, chi dà il padre di famiglia, che fa derubare l'amico. Davvero? I fratelli, zio, fanno rubare i fratelli, la madre, ti stai scherzando, di tutti i colori succedono. Questa non me l'aspettavo. E come funziona lì? Cioè? Come funziona? Funziona che chi ci dà il nostro lavoro, tu conosci già come la situazione, nel senso che conosci i movimenti delle persone della casa, capito? Conosci gli orari quando rientrano, escono, ci dà più informazioni, è meglio, se no non ci stiamo dietro, più piedini, lì, ora che fanno lavoro, casa. In questo caso è quindi tutto perfettamente programmato. Ma ci sono tante persone che hanno tanti soldi in casa? Sì, soprattutto gli imprenditori, la gente che comunque c'ha i soldi fa il nero. E quindi poi non vi denunciano neanche? Un tizio, non diciamo il nome, ha un po' di soldi, perché se dicevo 50.000 euro contanti in casa. Questa persona che conosco, uno gli ha dato questo lavoro, sono andati e gli hanno preso 750.000 euro contanti e nessuno sa niente. Lui non ha mai detto nulla? Perché sono soldi nero, che cazzo devi denunciare? Denuncia te, denuncia me, che denuncia? Mentre rispetto ai colpi non organizzati, quelli senza soffiate, si basa tutto con la fortuna, capito? E chi invece spinge per far derubare l'amico o il parente, cosa ci guadagna? E che ci danno lavoro hanno il 20% di tutto quello che troviamo. Lavoro contanti, comunque vado io in casa, cazzo io rischio che qualcuno mi spara o mi ammazzo salendo da qualche parte, capito? Vero anche questo. Ma quanti anni hai? 21. E quindi chiedo subito quello che tutti stiamo pensando. Perché lo fa? Perché ho dovuto andare a rubare, non sono dovuto andare a scuola. Perché sei dovuto andare? Per bisogno, perché per una cosa o nell'altra a casa non lavorava nessuno. Questa è la mia diciamo più breve da intraprendere. E la cosa assurda è che lo vede sinceramente come una vera professione. Chiaramente sa che è sbagliato e che lo porterà a una vita problematica, ma è quello che ha scelto di fare. E chi ti ha insegnato? Esperti. E qual è la prima cosa che ti insegnano? Non ti devi cagare in mano. O impari a fare il mestiere o prendi gli schiaffi. Inizi molto presto. Conosco gente che ha iniziato anche a 10 anni andare a rubare a fare furti. In casa? In casa. O magari le prime volte non sai come aprire le finestre, quindi ti insegnano anche a scassinare le finestre, no? Troppe informazioni tutte insieme. Non tutto è possibile. Tutto è fattibile, ma non tutto è possibile. Un motto che somiglia spaventosamente a quello di un altro personaggio che tutti noi conosciamo e amiamo. Può essere difficile, può essere difficilissimo, ma non è impossibile. Questa è la prima parte di un viaggio alla scoperta di uno dei mestieri più antichi del mondo, che da una parte dà, ma che dall'altra toglie e di cui probabilmente non ci libereremo mai. Il mio nuovo amico ha un sacco di cose da raccontarmi e da farmi vedere e io ho tante di quelle curiosità che potrei davvero andare avanti all'infinito. Rimane quindi un solo dubbio. Fino a dove mi posso spingere? Nel prossimo episodio. E stasera vai da qualche parte? Io vado di fare dei giri. E non posso venire con te a vedere come funziona un giro? Se vieni con me sei complice totalmente.